Ciao a tutti, nel tutorial di oggi vedremo quali sono le opzioni di lavorazione intorno alle catenelle, cioè quale filetto dobbiamo prendere di questa catenella per lavorarla. Molte di voi mi hanno chiesto appunto di specificare quali fili delle catenelle dobbiamo lavorare quando appunto iniziamo un lavoro con una fila di catenelle. Dobbiamo prendere un filo, dobbiamo prendere due fili, dobbiamo prendere il filetto dietro. Ho visto che per alcune di voi questo non è chiaro e quindi ho pensato di fare un video veloce e semplice per chiarire le idee su questa questione. Vedremo quando è meglio lavorare le catenelle prendendo due fili, quando è meglio lavorare le catenelle prendendo un solo filo e quando invece è opportuno lavorare sul filetto dietro delle catenelle. In ogni caso, qualunque sia il metodo che decidete di utilizzare, sicuramente per tutta la riga che dovete lavorare, se avete scelto di lavorare per esempio intorno a due fili, lavorerete sempre intorno a due fili. Se avete scelto di lavorare sul filetto dietro, lavorerete sempre sul filetto dietro. Ma non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Nel primo caso supponiamo di dover lavorare punti bassi e quindi per prima cosa lavoreremo una catenella aggiuntiva e cominceremo a lavorare dalla seconda catenella dell'uncinetto. E vediamo come lavorare su due fili, quindi entro in questo modo nella catenella e tengo due fili dietro e uno davanti. Lavoriamo il punto basso. Entriamo così e resta davanti solo questo filo e dietro ne restano due. E continuiamo per tutta la riga. E questo è il risultato. Questo metodo di lavorare sulle catenelle, a mio avviso, è il più semplice e appunto ha il vantaggio che ci è facile entrare nella catenella. Un altro vantaggio che ha è che dà stabilità al lavoro. Questo modo di lavorare la catenella è ottimo quando dobbiamo partire con un lavoro e sappiamo di dover poi aggiungere un bordo intorno, quindi non si vedrà questa linea di finitura, ma la utilizzeremo in seguito per creare, per esempio, il bordo del lavoro. Vediamo ora una seconda opzione, e cioè quella di lavorare solo su un filo. Quindi partiamo sempre dalla seconda catenella dell'uncinetto e questa volta entriamo in questo modo, cioè lasciamo dietro un filo e davanti due. In questo modo. Lavorando solo intorno al filo superiore. E questo è il risultato lavorando solo sul filo superiore della catenella e lasciando due fili sotto. In questa maniera restano parecchi buchi qui tra le catenelle e il primo giro e inoltre non dà una buona finitura qui sotto, quindi in ogni caso, anche volendo lavorare così, dovrebbe essere un lavoro che ha bisogno poi di un bordo intorno. Quindi personalmente, se devo lavorare una riga per esempio di punti bassi o di punti alti, ma comunque un lavoro dritto, non utilizzo mai questo modo di lavorare la catenella perché restano questi grandi buchi qui sotto. Questo metodo è invece ottimo quando dobbiamo fare parecchi aumenti. Vediamo. Supponiamo di dover lavorare un pizzo o comunque una riga di catenelle in cui dobbiamo lavorare 3 o 4 punti in ogni catenella. In questo caso è assolutamente consigliato prendere un solo filo. Quindi, per esempio, supponiamo di dover lavorare 4 punti alti in ogni catenella. Iniziamo a lavorare dalla terza catenella dall'uncinetto e prendiamo quindi un solo filo, solo il filo sopra e lasciamo due fili sotto e lavoriamo 4 o 5 anche punti alti in ogni catenella.
Ecco qua, 5 punti alti in un'unica catenella e continuiamo a lavorare 5 punti alti in ogni catenella prendendo solo il filetto sopra della catenella. E questo è il risultato dopo che abbiamo lavorato alcune catenelle, lavorando in ognuna 5 punti alti. Può capitarmi di dover lavorare uno schema di questo tipo, per esempio quando voglio fare un ricciolo. Prendere un solo filo della catenella, quello superiore, per lavorare questo tipo di lavorazione è il modo migliore, proprio perché si apre parecchio la catenella e mi dà lo spazio di lavorare in ogni catenella 5 punti alti. L'ultimo caso che vediamo insieme è quello di lavorare la catenella prendendo solo il filetto dietro. Quindi supponiamo sempre di lavorare punti bassi, partire dalla seconda catenella dell'uncinetto e lavorare solo attraverso il filetto dietro. In questo modo. E questo è il risultato. Vediamo vantaggi e svantaggi di lavorare la catenella sul filetto dietro. Lo svantaggio è solo uno ed è che è un po' più difficile lavorare sul filetto dietro rispetto che lavorare sui fili davanti. Però abbiamo dall'altra parte solo vantaggi. Numero uno, se la catenella iniziale, quindi le catenelle, la riga di catenelle iniziali resta in vista nella lavorazione, abbiamo una bellissima finitura, quindi anche sotto nel lavoro finirà con le catenelle, come se fosse la finitura superiore del punto. Ok, quindi abbiamo una bellissima finitura del lavoro. Numero 2, in questo modo viene al meglio la lavorazione a giri intorno alle catenelle. E vediamo come. Quindi supponiamo di dover lavorare intorno alle catenelle, quindi per esempio stiamo lavorando un amigurumi oppure ancora più facilmente stiamo lavorando una scarpetta, quindi la suola di una scarpetta. Nell'ultima catenella, magari nello schema, è indicato di lavorare 5 punti bassi. Allora, uno l'abbiamo già lavorato, ne lavoriamo altri 4. Chiaramente, lavorando più punti nella stessa catenella, la catenella tende ad aprirsi ed è per questo che questo metodo di lavorare le catenelle è il migliore per fare questo lavoro, perché pur aprendosi si apre meno che lavorando sui fili davanti della catenella. Qui vediamo anche come nascondere il filetto, che anche questo ci aiuterà a camuffare meglio il buchetto che tende a crearsi. Lavorati i primi 2 o 3 punti, tiriamo il filo da questa parte, lavoriamo il prossimo punto, vedete che il nodino è rimasto al di qua del lavoro, prendiamo il filo e adesso riportiamo il filetto tra la lavorazione in maniera da lavorarlo nei punti bassi. Quindi questo era il quarto punto. E lavoriamo anche il quinto, sempre prendendo il filetto nella lavorazione. E adesso il ritorno lo lavoriamo lavorando attraverso tutti e due i filetti che rimangono della catenella. Quindi mi rimangono questi due filetti, questi due, questi due, questi due. Lavoriamo attraverso tutti e due. E prendendo anche il filo di inizio lavoro per nasconderlo. E questo è il risultato. Quindi il buchino qui davanti è proprio minimo, ma poi lavorando con la lana sparirebbe del tutto. E anche i fori tra un punto e l'altro sono praticamente perfetti. In
più, avendo lavorato la codina nei punti di ritorno e avendo preso il filo come abbiamo fatto, se tiriamo leggermente il filo di inizio lavoro, si chiude ulteriormente questo buchino. Quindi prendere il filetto dietro della catenella è il modo di lavorare che vi consiglio tutte le volte che dobbiamo lavorare intorno alle catenelle iniziali, oppure se vogliamo che resti in vista la fila di catenelle iniziali del nostro lavoro. Con il tutorial di oggi quindi abbiamo visto come lavorare le catenelle iniziali, i vari metodi che ci sono e perché utilizzare un metodo piuttosto che un altro. Abbiamo visto che possiamo prendere la catenella prendendo i due fili sopra e lasciando fuori il filetto sotto, e questo va bene tutte le volte che dovete lavorare un lavoro che poi avrà bisogno di un bordo intorno e quindi per iniziare un lavoro a righe. Abbiamo visto la possibilità di scegliere di lavorare solo sul filo sopra della catenella, che io vi consiglio di lavorare solo quando dovete fare tantissimi aumenti dentro ad ogni catenella, e poi il metodo di lavorare sul filetto dietro della catenella, che vi consiglio di utilizzare quando dovete lavorare intorno alle catenelle, quindi creare un lavoro a giri intorno a delle catenelle iniziali, e quando il giro la riga di catenelle iniziali resta visibile nel bordo. In questa maniera abbiamo una finitura migliore. Io spero tanto che questo semplice tutorial vi possa essere utile, appunto per aver capito una volta per tutte in che modo dobbiamo lavorare le catenelle, quali sono le opzioni che abbiamo e quando scegliere una o l'altra. Io come al solito vi ringrazio un sacco di aver visto anche questo tutorial, se vi è piaciuto mettete un bel like e condividete e iscrivetevi al canale. Io come sempre vi mando un grande abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!